Bentornati ragazzi su Giovi HD Spo. Io sono Giovi Spo e questo è un nuovo video del lunedì. Ormai conoscete tutti di che video si tratta. Si tratta dei Team of the Week possibili giocatori IF. Per questo Team of the Week che sarà il 12esimo. Allora, in questo Team of the Week, in questa settimana, in questo sabato, in questa domenica, ci sono state, a mio parere, un bel po' di gol. Quindi ci sono state molte doppiette, molti assist, 2-3 assist a giocatore. Quindi diciamo è anche un po' più complicato decidere qual è stato migliore, perché purtroppo non si possono inserire tutti. Quello è il fatto. Comunque direi, prima di iniziare, vi chiedo una cortesia, vi chiedo di rispondere a questa domanda come ogni lunedì da questa parte ormai. Allora, secondo voi questo Road to Glory che sto facendo su questo canale va bene o non va bene? Volete vedere sempre giochi nuovi? Volete vedere giochi, che ne so, volete vedere solo FIFA? Volete vedere altri giochi? Minecraft, che uscirà mercoledì, e credo di farlo uscire ogni mercoledì video su Minecraft. Volete che provi altri giochi come è stato per Gems of War, anche se ho visto non vi piace, quindi opterò per altri generi. Se volete che continui solo con FIFA, volete che termini Road to Glory, devo continuare il Balotelli The Revenge. Se volete sfidarmi in un wager match, perché è ancora attiva il wager match, il wager 2 Lewandowski, quindi commentate dicendomi una vostra opinione e consigliatemi voi cosa è meglio per questo canale. Dunque, iniziamo con Sal. Sal, difensore centrale, ha fatto un gol nella partita vinta 3-0. Molto molto bene per questo difensore. Il prossimo è Smalling. Smalling, anche lui ha fatto un gol nella partita vinta 3-0 da Manchester United. Johnson, anche lui ha fatto un gol nella partita vinta 1-0 da Liverpool. Sergio Busquets ha fatto un gol nella partita vinta 1-0 dal Barcellona. L'unico gol del Barcellona, quindi per me uscirà lui in forma per il Barcellona. Il prossimo è Pjanic, per tutti gli interisti, anche per me è una cosa amara, perché ha fatto due gol nella partita vinta contro l'Inter in casa 4-2. Male per l'Inter, ma buona prestazione per la Roma. Purtroppo sì. Però sempre forza Inter, amala! Pazza Inter, amala! Vabbè, lasciamo perdere. Harnik è il prossimo, ha fatto due gol, la partita vinta 1-4, ovvero fuori casa. Carlos Vela, allora, questo uscirà obbligatoriamente perché ha fatto tre gol, la partita vinta 3-0. Quindi, ragazzi, questo esce per forza. Pirlo, Andrea Pirlo, ha fatto il gol vittorio contro il Torino per il 2-1 della Juventus. Ha segnato al 93esimo, ragazzi. E a quel che ho capito è stato un bel gol fuori area, quindi Pirlo uscirà in forma. Menez, il prossimo. Menez è un po' ballottaggio anche con Bacca, che non ho inserito, però Menez ha fatto due gol a partita vinta 2-0, quindi comunque una buona prestazione. Prossimo è Huntelaar. Huntelaar obbligatoriamente uscirà in forma perché ha fatto tre gol e un assist, quindi in pratica ha fatto lui la partita dello Schalke, che ha vinto lo Schalke per 4-1. L'ultimo titolare è Huntelaar. Ora vediamo un po' le riserve, e sono: Mati Fernandez ha fatto due gol praticamente 0-4, Fer ha fatto un gol la praticamente 3-2, l'ho messo come in forma perché vorrei uscisse veramente in forma. Slimani, sì, per forza, due gol e un assist alla partita vinta 3-0, Slimani sicuro. Fanny, così e così, ha fatto un gol alla partita vinta 2-0. Antonelli, lo stesso, ha fatto un gol alla partita vinta 0-3 dal Genoa, fuori casa. Cresswell, ha fatto un gol alla partita vinta 1-0. Ed Drimic ha fatto due gol, un assist ed è entrato nel secondo tempo nella partita vinta 5-1. Quindi ragazzi, questi sono i miei possibili giocatori ifs per il Team of the Week numero 12. Un Team of the Week che potrebbe essere veramente forte, uno dei più forti forse, con tutti questi giocatori. Comunque ditemi voi cosa ne pensate, se secondo voi ad esempio Pirlo uscirà in forma, se Pjanic uscirà in forma, secondo voi quali sono i giocatori più probabili
che escono in forma e quelli che non usciranno in forma anche se hanno fatto un gol, tipo Johnson, non so, anche Fanny. Ditemi voi e vi invito a rispondere anche alla domanda che ho posto a inizio video. E dunque ragazzi, io vi ringrazio per il vostro sostegno, per la vostra presenza e per i vostri likes. Dunque mettete anche a questo video un bel pollice all'insù, non vi costa nulla. Dunque ci vediamo alla prossima.